Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Far Cry 6. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. In realtà mi sono trasferito più o meno in questa zona. Ho conquistato anche un paio di forti che erano nei paraggi, perché a questo punto volevo provare la missione che ci aveva dato Clara, che è quella di assassina Anton Castillo, o almeno provaci, mentre fa il suo discorso. Ok, siamo in zona. Comunque qua non possiamo utilizzare velivoli. Infatti arrivandoci da terra me l'ha detto, in questa zona non ti fa vedere dove ci sono le contraeree. Semplicemente non ci puoi arrivare con le lighe, t'abbattono in automatico dovunque tu sia, dovunque tu possa passare, e muori all'istante. Dobbiamo stare attenti perché questa è la roccaforte del presidente. Quindi Ocio, aspetta un attimo. Ocio però qua ci sta. Scusate un attimo, ma e in realtà volevo solo recuperare questo qua, che sarà un ciondolo. Un cappellino vintage, va bene. Gadget per cruscotto, tra l'altro, quindi insomma è pure... Dove stiamo andando? Mi scusi, per favore. Cerchiamo di non dare nell'occhio perché sennò succede un macello. Allora, andiamo verso il nostro obiettivo. Avrò bisogno della parola d'ordine. Qua dobbiamo un attimino... Porco due, magari non diamo troppo nell'occhio, però. Aspetta, leviamo questa. Posso? La parola d'ordine non ce l'ho, mi sembra. Però... credo. Non lo so. Heard you got a spot on the night shift. Regola 23. Cercazione di tagliare la testa al tiranno, approfittane senza neanche pensarci. Sempre queste sono le regole di Juan. Juan per gli amici. Allora, segna il gran premio. Pure questo dovremmo farlo, anche perché se facciamo il gran premio e lo vinciamo, basta vincere un gran premio per avere un'auto discretamente sportiveggiante, quindi vale la pena farlo. Posso passare qua senza troppe domande? Aspettate. Un paio di pantaloni. Noi non ci cambiamo da tantissimo in realtà, ma vabbè, perché quelle erano quelle della Deluxe Edition, quindi sicuramente hanno un busto un po' maggiore rispetto a quelle di base. Castillo's forces can get out and reinforcements can get in, with Danny right in the middle. And then what? Danny kills il presidente. It's beautiful. Questo sulla carta, eh? Danny. Danny! Look at that sexy supremo. You want me to kill Anton Castillo? Today? Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraíso. Live. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed the president before? It's an assassination, Danny! It's guerrilla meth! Christ, I need a shower. And you need this. You're gonna be a fucking guerrilla legend! I call you! He's too excited. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? Go put that come mierda down. Viva Libertad. A provarci se prova, Boom boom, here! Vai, boom boom, piazza gli esplosivi ai posti di blocco, che sono... Ok, tutti qua nei... paraggi. Voi mi raccomando ragazzuoli, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sportiveggianti. Come detto, stanno uscendo un po' lunghetti questi video, ma ci sta come cosa. Ok, ok. How do I trigger them? You don't. Clara and I have guerrillas out planting bombs all over Esperanza. It will be a Semtex symphony. You're on the tuba and I am the conductor. Epinga, I can't keep up with your metaphors. Naturalmente non è così immediata come cosa, nel senso che sì. Aia. Così non si fa. No. Veloce, veloce, veloce. No.
Meno male che questi sono mezzi rincoglioniti che se girano a guardare chi è morto. Noi possiamo approfittarne, se poteva fare eventualmente anche stealth. No, secondo me è troppo vicini. Allora. Vabbè, facciamoci il giro. Che giro ci facciamo? In teoria quello, vabbè. Dobbiamo. Mi sa che devo passare per forza da qua dentro, però, per entrare nella zona rossa, dove sono sostanzialmente le altre. Eh sì, per forza di cose, sì. Spostate. Boom boom. Dai! Sto rincoglionito. Fucile di precisione, ok. Allora. Questa zona è presidiata in modo abnorme, giustamente è la casa base del presidente, quindi la situazione è abbastanza problematica. Ah, in realtà là c'era il potevamo passare. Ma quello è ovvio. No. Charge set. Non è stata una bella idea questa. Però dovevamo passare qua, quindi per forza di cose. Merda. Non buono. Some fireworks for our anniversary. Non era proprio quello da farsi. Dobbiamo essere molto più stealth, ma il carro armato, se siamo freschi. Dovrebbe essere anche un'arma qui da qualche parte, ma aspetta, forse qua sopra. Diamo un'occhiatina e qua ce la giriamo un po', tanto. Sì, sta qua l'arma. Sta qua a sinistra. Ok. Merda. Some fireworks for our anniversary. Allora, quello è un po' più complicato da piazzare, credo. Discretamente più complicato, quindi. Vediamo se mi copre. Vai. Ok. Ora. Vabbè, signori, dobbiamo fare. Ci proviamo. Dammi copertura. Cazzo. Va bene. E il carro armato, non ho capito se c'è qualcuno dentro. In realtà non è colorato, diciamo così, quindi. Merda. Via. Bene. Possiamo prenderlo noi il carro armato, magari? Find it until it's too late. Juan, the packages have been dropped off. You sound like a fucking postman. Just say, hey Juan, I planted the bombs. I sent you a photo of where you can find me. On my way. I'm on the rooftops in front of the hotel. If you forget what I'm like,
Just look for the father figure you always wish you had. I think you mean drunk uncle, Juan. Hey, I'm 6 hours sober. Don't jinx it. Allora, cerchiamo di arrivare discretamente sani e salvi in zona. Yeah. Signore, ho salvato la vita, eh. A buon rendere, mi raccomando. No, no, no. Ok. Io non ho capito. Credo che avevamo fatto scattare l'allarme prima, quindi adesso il cagnolone fa come cazzo gli pare. Immagino. Boom boom, lascia. Ma che lascia? Bomba boom boom. Ma che cazzo? Ma che si chiama boom boom però? Si fa? Il citofono, pensavo fosse l'allarme che avevano attivato, vabbè. Merda. Ah vabbè, l'ha fatta apposta però, dai. Questi che sono cattivi? Ah no, ok. Mi ha fatto cagare sotto. Allora, so che ci sono un po' di risorse da recuperare da tutte le parti, però stavano giusti? Spero di sì. Allora. Ok. Immagino di dover arrivare là. Oddio, non lo so. No, non credo proprio. Semplicemente qua, credo. Poi recuperiamo la cassa, se riusciamo. Scusi. E dai, eh. E niente. Vabbè, la cassa la lasciamo là. Andiamo di qua. Smart dog. Getting close to one. Vabbè, questa è zona della resistenza. Momentus. Attacco punta. Ok. Vabbè. Dobbiamo arrivare sul tetto, quindi ci arrampichiamo come Spider-Man. Bravi tutti, eh. Bravi tutti. Vai, vai, vai. Arca la puttana di Eva schifosa. Dai, biondo. Che cos'è? I sure as hell do. Bombs are in place, Juan. Yours were the last. Can you feel it? That moment of serenity before a lot of assholes are going to die. Speriamo. My three favorite words. Trigger the explosives. PTSD for everyone. Go, Danny. Secure the hotel and kill Anton. Go, Danny. You have become Death, the destroyer of five-star resorts. Aggressivi, quindi, eh. Proviamo. Ho i miei dubbi che effettivamente, se trattava di cecchina, forse era più fattibile. Madonna, è entrato. Basta schiacci. Aspetta. Merda. Ormai che questa boom boom. Però scusa, perché devo entrare solo io? Questo non ho capito. Addiction.
modalità. No! Guarda, sto figlio è una mignotta. Perché questi. Hands around our throat. The Yankees were begging to come to our. Intanto il discorso che come detto sono staffa uguale. Merda. Open arms. We were not only rich. So. But the quasi. We're waiting. What? Forced to watch me papa's paralyzed burn. To watch me. Time to catch that elevator. By the Terrorista Revolution 1967. And then, for over 50 years, this revolution costs us our wealth, our pride, our hope. And left us. Non ho trovato manco l'ascensore in realtà, quindi. I am haunted by the lessons mi papà taught me as a child. The dreams. Anche quello è un problema. My family. Ok. The key for the penthouse. Va bene. Before he was murdered, he used to tell me of a dream he had. Vai, 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 vai. A yada that was the envy of the world. Proviamoci, signori, proviamoci. What's happening? Are you inside? I'm inside. Do you see Anton? Danny? There's nobody here. Clara, I think the speech was a recording. It's a setup. Anton's soldiers are coming for you. Get out of there. You were the one who got me on that boat. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny, and you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Because you were the lucky one. He's a monster, Diego. He was raised that way. And you won't be? You're not going to kill me! Depends if you fire that thing again. If I run, he finds me. If he finds me, Yarens gets hurt. Don't you get it? You never let me leave. How old are you again? Do you have family? No. You looking for one, chamaco? You should leave Yara. He won't stop till all of you are gone. Mierda! Keep your head down! This way. Fucking dictators. Gracias. Hey, Danny. My papa is sick. That's why he's not here. Okay, okay, okay. Lotto scappa. Vabbè, mo vediamo. Someone's out there. Vabbè, mettiamo l'arco, magari possiamo anche scappare senza far casino. Cogno, she's beautiful. Don't mind if I do, Castillo. Però posso, devo attivare io? Sì. Che fanabi, scusa. Questa ce la freghiamo. Allora, aspetta che fuga dal paradiso. No, però me la devo portare in un posto sicuro. Vado dei coglioni. A posto. Dove devo andare?
Dove ci pare? Aspetta un attimo, fatemi salvare qualcosina nel mentre. Se c'è qualche garage tipo qua, ce la posso portare? Vediamo. No, questa ce la prendiamo, signori. Non è veloce, ma è elegante. Non è per niente veloce. Clara, I made it out in one piece. Danny, what happened? How did you get out? It was a setup, but I got myself a little present. Castillo's ride. It smells like old dictator. We didn't get Castillo, but we did some damage to his regime. Damage? You punched Anton's regime in the balls today. Go buy yourself a cerveza. You earned it. Hey, you ever hear anything about Castillo being sick? No, why? I overheard some guards. It's good intel. I'll be in touch. Every step we take gets us closer to a free Ara. Ok. Bene così, signori, bene così. Vediamo, come detto, se riusciamo a portarci a casa. Madonna, se non gira questo macinino. Dove è il presidente? Ah no, mi sa che già ce l'ha sbloccata. Già stata a festeggiare, scusa. Maybe it's the pills? No, it can't be. Juan? Who is this? It's Danny, Juan. Who? Danny. Danny! You need something? You called me. Not possible in my current state. But I'm glad you reached out. Meet me on Libertad Island immediately. Okay? Why? Juan! Shit. You! See, you! Punto di scambio. Allora, aspetta. È al porto vicino, sull'isola di Libertad. Sì, facciamo pure questa. Vabbè, tu dimmi quello che mi devi dire. Vabbè, ci vediamo comunque direttamente in zona. Guarda sto boom boom. Niente, signori, quella di One comunque è una consegna di scorte di Viviro rubate, quindi niente di particolare. Quindi sono tornato qui dove c'è il buon Bicio che ci voleva offrire da bere, visto che il concerto è andato bene, quindi... Fucking dead. Radio Libertad is dead. We were the mouth of the revolution. Bye, bye. Fucking get your liver ready. We're gonna put quel par dell'esercito dovrebbe avere dell'alcol. Figurati. Proprio là dobbiamo andare più all'alcol, no? Mi sembra giusto. E poi dobbiamo fare comunque l'altra missione sempre per i Maximas Matanza qua. Bella. Allora, prima la signora dietro di lui, così lui si gira e... Tacco punta, non è successo niente. Qua già ci siamo venuti, mi sa, prende da bere una volta. Dove c'era quello che ballava. Oddio. Vabbè, ho capito, sto bar va a finire sempre tutta a puttane, povero erbarista, però non è colpa mia. Giovane, mi serve da bere, abbia pazienza, ma... Trepinga. Era da farsi, prendo anche questi se non le dispiace. Anche questi eventualmente. Lo so, signori, ma se c'è un bar lo devi mettere in conto. Dipende con chi ti allei. Se ti allei con Libertad, vai liscio. Se ti allei con il presidente, te spacca il culo. Bicio. Dai, hey, yeah. Are you sad? I'm sad. Nice. What'd you get? Never mind. Roba buona. Bicio, our future is now. You are a genius. Let's do this. Priorities way. Ma quelle sono tutte le birre che sei scolato? È un po' ubriachino, ma lo regge l'alcol. Noi? Ok, lui non è collassato. Vai, vai. Sta pulì per terra. Siamo un po'... Ok. Cogno. I'm feeling it. Definitely feeling it. Danny, you hear that? Music! Come, Danny! La musica che viene dalla chiesa. E come ci andiamo?
Boh, non lo so, signori, però. Madonna mia, va a destra e a sinistra, ma va bene, aia. Non so io che faccio destra e a sinistra, ve lo dico. Sto correndo dritto. O almeno ci sto provando. Vediamo. No, non si entra qua. Da dove si entra? Non mi dire che ci dobbiamo arrampicare da qualche parte, perché non è proprio il caso, eh. Anche se ho una brutta sensazione. E questo? Ah, vandalizza. Ok. Much better. Where the fuck is it coming from? Non lo so, ma io sto cercando come entrare in chiesa. Anche se il tetto non è un'opzione di quelle più sicure, eh. Secondo me è qua, non è in chiesa. È a fianco alla chiesa. Hai visto? Come on, you little fucker. Let's dance. Dai, è giovani, che dobbiamo fare? Lo prometto. Non firmi, please. Hola. Oh, my fault. In teoria dovrebbe essere questa la zona. Ci siamo già ripiati in un attimo. Vabbè. Quindi. Ma è questa la musica, immagino. Biccio, don't dance away. The fuck? Fuck you. Ah, dove arriva lui? If Biccio is gonna dance, he's gonna dance to his own fucking music. Parla con il DJ. E vai, va. Che volà! Giovane, senti un po', potresti mettere un pezzo su richiesta? Giovane! Dai, non mi fa perdere tempo, mannaggia la puttana. Got a request? Sì. Can you play this? It will really cheer up my friend. Dale! Oh, perdon. Oh, aspetta, che... Elenco tra, ok. A posto? Si è bloccato, ma... Oe. Salut! I'm fucking dancing! Danny! Come drink with me! Ecco, cosa potrebbe andare storto? Vedremo. Ecco. That's better, bicho. Where are you, you little pineapple hair fuck? Don't leave me alone out here. Attenzione, risse. Oh, shit. Phone. Danny? Hey, where are you, man? Danny! Bicho, you come merda, where'd you go? Danny, there's a really big dog here. is that a cow? Where'd you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are, I'll come find you. Stop it, bad dog. Che coño è questo? E niente, signori. Vabbè. Possiamo andare in macchina, right. Che se no... Vabbè, se fatti il selfie con la mucca, con la mucca ci sta, eh. Ma dimmi te. Dai, Gio. Here she is. Come sta a fare maratona quella? Thanks a lot. Andiamo, va, dai, non sta magigione già. Aspetta, segnalo sulla mappa. Potevamo andare a piedi, ma 200 metri sono troppi. Quindi facciamo così che facciamo prima. Dani, ciao. Stavo per investire tutti voi. Sedamo? Segui Bicio fino alla città. Ma possiamo andare... Scusa. Vabbè. Per il mio amico. Non per... How do you become a guerrilla? Che? Like... for Libertad. Does Clara give you a test? Yeah, Bicio. She makes you get up at like
4 in the morning and do push-ups. What? Yeah, a thousand. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada. Fucking math? No way. No way, way. You're full of shit. You're lying. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind. Forget it. Danny! ¿Qué? I can't look at our old graffiti. It makes my heart feel like a bag of dog shit. Now it's messed up. Perfecto. Just like me. Ok. Voglio disegnare con la vernice nel cartellone di gara. Sì, 1 su 769. Vabbè, sì, ne dobbiamo fare qualcuno giusto randomico e poi basta. Però ci vediamo quando si accontenterà. Every single one. How many did you do? Like at least 100. Nice. Drink. Aspetta, Danny, possiamo bere. I need to hear their voices. I need Maximus Matanzas right now. I need everyone in this whole town to hear them. Then, bicho, my little chalupa, I think it's time for some real guerrilla shit. Follow me. Proviamo, proviamo. Una serata con bicho a fare casino. Non so se sono entrato nel posto giusto, direi di sì. Broadcast that shit, bicho. Let's make segunda fucking dance for libertà. Ci sta a seguire? La dovevamo andare su o va bene qua? Mi sa su, dobbiamo andare. Non sono sicuro, però vediamo. Cugno, sì! Ah no, sta là, ok. Remodel Maria's office. Hang on. There's a password. Really bingo. Ma... One, two, three, four. Wait. E beh, signori, che fa? Non lo fai. Attenzione, bicio! We are alive! Danny, could you keep it the fuck down? I am trying to concentrate! Concentrate, concentrate, non ti preoccupa. Una serata veramente da panico. Glorious Dalia, Paolo, I miss you. We should go. I think I'm done with this town. Then let's get out of here. Damose, damose, meglio, meglio. Va bene, va bene. Una serata come tante, direi. Abbastanza da panico. Guarda là quanto hanno bevuto. Continuato a bere perché poi... It isn't. What is it? You. I mean you. Look at you. Look at you. You want to do something, you go out there and do it. People see me, they think, fuck up. They see you, and it's, wow, the god of Yara. That's not what people see. Bullshit, it is. No. Mm. They see this. That's it. But I'm okay with that. Yeah. Because you're a badass. You know, before Libertà, I had two best friends. Just like you. Lita used to joke we were nothing but numbers to the rest of Yara. I was lucky orphan 13 at Esperanza's school for the lost. After that, I was cadet 2683.
Then, drafty 0418 to rebuild Castillo's paradise. When Lita died, she called me the lucky one. Like an idiot, I thought. Still just a number, Danny. A nobody. But I wasn't listening. She knew I still had a chance to be who I wanted to be. She was telling me not to waste it. To act. People see what they want to see. I am not a number. I am not a fucking gun. I'm a guerrilla. Just like you. I use this. And you use that. But I could be a cool fucking gun, too. Vabbè, ad ognuno il suo, dai. Guarda, guarda che bella. Alba, tramonto, cos'è? Non lo so. Storia in bottiglia, operazione completata. Lui si è dato, va bene così. E allora, Juan no, non lo andiamo ad incontrare. Ma una cosa che potremmo in realtà fare è quella di aprire il paracadute per scendere dal tetto, che è onestissimo. Vogliamo provare a fare un gran premio? Che non l'abbiamo mai fatto, ci stiamo. È una parola. Dove? Vado. Proviamo. Forse su strada con auto era meglio, ma ci accontentiamo anche del quad, eh. Un po' lentino, ma la gara sembra semplice per il momento, vai. No, anche perché, come detto, una volta che vinciamo il primo Gran Premio ci dà un'auto sportiva che sembra molto molto figa, quindi se riusciamo è una cosa buona e giusta. Bella. Porca la troia. In curva è un po' precario sto baracchino, eh. Dai, Vai, affonda. Attenzione al marciapiede. Qua salva. Se no che quad sei. Attenzione, signora. Non è colpa mia, è lei che ha attraversato. Attenzione, si fa più difficile. C'è del traffico, c'è della gente che attraversa in modo abusivo. Attenzione ai cani. Attenzione al cane. Però con quale lentezza. Dai, attenzione. Dai che ce la fai. Bravi tutti. Facciamo passaggio anche qui, va bene. Sì, siamo in una zona discretamente vietata, vorrei dire, però se l'arrivo è qui sarebbe meglio, almeno poi ci freghiamo un aereo. Basta se è lunga sta gara però, eh. Ah, eccoci. Con stile, con stile. E beh. This is Clara Garcia. Frizionatore, il fucile di precisione di fino. Eccola là. Verrazzano bravo del 62. Ok. Allora. Senza farci vedere eventualmente.
Se rubamo questo, e dove andiamo? No, Ubisoft Connect. Mi scusi, buon uomo, ho premuto la mappa nel mentre che usciva il coso di Ubisoft Connect. Vabbè, andiamo alla prossima missione nel mentre. Ah, rieccoci alla base. Rieccoci alla base. Vediamo un pochino. Vediamo. Manda in bancarotta quella stronza e lascia Maria al verde. Ok. Ah, sì, è vero, dovevamo distruggere tutto. Va bene, signora, accetto. Come se non ci fosse domani. Testa calda, operazione. Dov'è che dobbiamo andare? Un po' lontanuccio. Un po' tanto lontanuccio. E prova ad arrivarci con qualche elicottero. Ci proviamo? Ci abbatteranno male. Anche se non è che ci abbia troppi elicotteri nei paraggi. Mo' vediamo. Comunque ci vediamo nei paraggi. Allora, signori, siamo in zona. Ho preso in prestito questo elicottero dall'aeroporto. Dobbiamo distruggere anche i furgoni e i cartelloni di Maria. Li troverò sulla strada principale. Ok, e vuole che distrugga anche le casse qua, le scorte di Room. Quindi immagino che... è bene così? Ok, beh, immagino ce ne siano tante altre. Comunque. Un po'. Non so se vale anche quello. Allora, prima che... aspetta, cadrà me. Comunque, i mitra di questi elicotteri sono sempre molto farlocchi, eh. Intanto comunque diamo una bella smaltita qua. Allora, aspetta, a terra, no, non eravamo proprio atterrati. Ah no, oddio, insomma. No, me lo riparo, signore, orco 2, piano, piano, che mi serve. Allora. Vado a fare, cioè, una mirata di merda, lo posso dire. C'è un ingresso. Se no ripiglio l'elicottero, eh. Ripiglio l'elicottero, don't worry. No, ok. Dai, che non è possibile. Ok, allora qua abbiamo scassato tutto. C'è solo fatta a piedi che... oh. Allora adesso devo andare a... scusi, eh. Distruggi i furgoni e i cartelloni di Maria. Una parola. Allora. Merda. Ma che cazzo. Ma come... cioè tipo questo? Ah sì, ok. Vabbè, il cartellone pure. Che può fare? I furgoni, beh, boh, dobbiamo aspettare un pochino che dovrebbero essere resistente. Dobbiamo beccarne qualcuno in giro e... sì. E il traffico è un po' fermo. Ma i treni passano, non l'ho mai visto. Un po' più tosto, ma facile. Occhio. Oddio, il maialo. Aia. Questa è dalla parte del castillo.
Ma io non posso salire col rampino? Che mi servirebbe? Sarebbe il top come cosa. Dai, dimmi che posso salire. Andate a cagare allora. Se non posso averlo io, non ce l'ha nessuno l'elicottero. Va bene, vediamo se trovo qualche cartello però, eh. C'è un problema. Ci siamo incastrati con la mucca nel... questo è un problema. Mi sento molto tequila e Bonetti. Oppela. Oh, forse ce l'abbiamo fatta. La rottura di Maroni ha piato tutti questi cartelli però. It's as good as gone, Tanya. Silvio, motherfucker. E dove sta sta cosa? Ah, là sopra, dai. È una parola. Talia, più grande del previsto. Madonna, è pieno dei carri armati. I'm gonna need to blow it up somehow. Guess you gotta get creative, Guerrilla. Sì. Ah, ok. Ok. Sì. Questo qua non è utilizzato come... Possiamo approfittarne. Peccato che ne sta passando un altro là, ma... Se passa velocemente possiamo provare a approfittarne. Non ci facciamo vedere. Diamo questo e abbattiamo la statua. La facciamo? This I like. Non ci provi? Allora, mi fai vedere i tasti? Allora, se questa usa arma secondaria, arma principale, quindi ok. Insomma, potremmo da? Talk later? Sì. You're going to like what I got planned next. Oddio, che mi ha detto? Ah no, operazione completata, dai. Sedamo, no? Ok. Damose, signori, damose. Let's see. Paolo's gone. Peter's a crying mess. Italia's just fucking chaos. Via, via, via. Dai, che cazzo si blocca? Ok, ok. Allora, nel mentre sta succedendo un macello, noi sediamo naturalmente con estrema leggiadria. Guarda come continua a prenderci di mira il carro. Allora, ragazzuoli, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Fatemi vedere un attimo cos'altro abbiamo. No, c'è un'altra missione di massima matanza, ma direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sportiveggianti, seguitemi sull'altro sito per le live, sul secondo canale. Noi ci vediamo alla prossima. E il carro armato, vediamo se ce lo riusciamo a imboscare da qualche parte. Alla prossima, ragazzuoli!